che sarà il campionato molto importante, nel quale appunto la squadra ritorna dopo un decennio di assenza. Arriviamo da una stagione calcistica che ci lasciamo alle spalle con tanti bei ricordi, con tante cose che abbiamo vinto, con un memorabile triplete anche che abbiamo fatto con la vittoria del campionato, dello scorso campionato di eccellenza calabrese, e anche con la vittoria di entrambe le più importanti coppe a livello calcistico di categoria della Calabria, avendo così abbinato alla vittoria del nostro campionato anche appunto la Coppa Calabria e poi successivamente la Supercoppa di Calabria. Beh, stasera siamo qua per presentarvi questo organico, che è un organico praticamente nuovo, è un organico che praticamente noi abbiamo adibito con tutte le nostre forze per poter così concretizzare il prossimo campionato, che vi ripeto sarà molto ma molto importante sia per la nostra città e sia per l'intero corso ovviamente di questa grandissima e gloriosa società calcistica che veramente ci ha regalato in tantissimi anni di presenza della nostra città grandissime categorie e grandissimi successi. Beh, io quindi da speaker principale, da portavoce della stessa squadra, nonché facente parte anche dell'organizzazione delle comunicazioni appunto della stessa Gioiese, mi accingo a presentarvi ciò che sarà l'organico, sia lo staff dirigenziale, quello dei giocatori e poi ovviamente parleremo anche dello staff tecnico inerente appunto la nostra compagine, la Gioiese, che io voglio così iniziare voler presentare il nostro presidente, che purtroppo non può essere con noi stasera, e Cesare Raso. Io per lui vorrei anche un applauso, perché si prodiga tanto per la nostra squadra, per suoi problemi personali attinenti alla sua attività diciamo lavorativa, non può essere stasera con noi, ma è con noi qui il vicepresidente della ASD Gioiese 1918, Giuseppe Sacca. Ciao Giuseppe, buonasera. Intanto chiamiamo anche gli altri, dopodiché scambieremo anche qualche parola con il nostro pubblico. Vi voglio presentare un personaggio molto importante insieme alla nostra società, uno che lavora tantissimo, si prodiga tanto ogni giorno per la Gioiese, per migliorare ovviamente in tutto e per tutto il nostro cammino, ed è il caro Gino Ventra. Un applauso. Direttore generale della Gioiese, Gino Ventra. Poi abbiamo una new entry, che è un ragazzo davvero di grande valore sportivo, ed è il nuovo general manager della Gioiese, Antonino Laganà. Il direttore sportivo della squadra stasera, per suoi problemi purtroppo attinenti alla sua salute, lo salutiamo anche, perché siamo anche in diretta, ecco, su Piana TV, quindi salutiamo anche tutti coloro i quali, tutti i nostri tifosi che non possono essere qua ma ci stanno seguendo a livello televisivo, e salutiamo anche, ci sta seguendo anche lui in televisione, il nostro direttore sportivo Fortunato Spataro. Poi vi presento anche il responsabile dell'area tecnica, Piero Esposito, non so se è con noi stasera. Assente per problemi di lavoro, quindi non abbiamo, comunque è lui il responsabile dell'area tecnica, Piero Esposito, il team manager della Gioiese, un ritorno è quello di Sabino Russo, nipote d'arte, perché il nonno negli anni 80, tra gli anni 70 e gli anni 80, è stato un esponente principale della Gioiese, della grande Gioiese dell'epoca. Il segretario Andrea Albarella, assente per problemi personali, e quindi andiamo avanti con nel presentare il responsabile dell'area comunicazioni della Gioiese, Antonio Romano. Vieni Antonio, eccolo che ci raggiunge. Ripeto che questo è lo staff dirigenziale per il prossimo biennio calcistico della nostra squadra. E poi l'addetto stampa,
colui il quale è sempre presente e segue passo dopo passo anche allenamenti della Gioiese, eccetera, eccetera. E poi sulla nostra pagina, che è quella pagina della Gioiese che c'è su Facebook, lui non manca mai quotidianamente per raccontarci ciò che succede appunto negli allenamenti e per le altre cose. Giuseppe Mancini. Oh, una immagine anche particolare, è uno proprio qua di questo quartiere, è un'immagine che è quell'immagine che poi propaga le immagini che poi vanno a finire anche nei vari giornali, e quelli che vedete anche sui network e anche sulle pagine ovviamente tipo Facebook, queste cose, su tutte queste cose ci sono tutte quelle foto che lui scatta settimanalmente, scatta dappertutto, in tutti i campi. È il nostro fotografo ufficiale ed è Davide Gullì, che tra le altre cose è un membro anche dei portatori, nonché anche un promotore. Io vorrei ringraziare per questa serata soprattutto lo staff dirigenziale delle feste di Maria Santissima di Poltosalvo, cui fa capo ecco, Luciano Tedeschi, e anche tutti gli altri, tutti coloro i quali ogni anno lavorano per creare, ecco, queste belle serate che anche quest'anno ci accompagneranno fino al giorno 8 settembre, quando ci saranno i veri e propri festeggiamenti con quelle belle cose, la processione in primis. Allora, abbiamo così presentato il nostro staff dirigenziale, con loro quattro chiacchiere le faremo dopo, perché vi dobbiamo presentare la squadra, perché domani abbiamo una partita molto importante, andremo a giocare il secondo turno di Coppa Italia e saremo a Bibbo, quindi i ragazzi ovviamente devono andare anche a riposare per domani. E dunque andiamo dunque a presentarvi tutti i nostri alfieri che ci accompagneranno nel prossimo campionato importantissimo della massima serie dilettantistica nazionale, che è rappresentata appunto dalla serie D. Noi saremo nel girone I della serie D e iniziamo dai tre alfieri che praticamente difenderanno la porta della Gioiese. Questi sono anche coloro i quali ci incitano, perché io devo chiamare sul palco un Gioiese puro sangue che siamo riusciti a prendere quest'anno e portare a Gioia Tauro, un gioiello Gioiese. Arriva direttamente dall'Ocri, ma ha fatto un gran campionato anche a Casarano ancora prima, è cresciuto nelle giovanili della Regina. L'anno scorso all'Ocri praticamente è stato uno dei migliori portieri del girone I della Serie D. E qui con noi giunge nella sua squadra, nella Gioiese, Serafino Ianni, che la scorsa settimana ha debuttato anche come capitano. Complimenti, Serafino. E poi gli altri nostri due portieri. Il primo che vi presento è un 2004, quindi un fuoriquota, anno 2004, anno di nascita ovviamente, ed è Gabriele Ammirati, proviene dal Castrovillari. È un altro giovane gioiese emergente, che si darà da fare sia nella prima squadra sia sarà anche uno dei perni fondamentali della nostra Under 19, che quest'anno sarà a carattere nazionale, di questo parleremo dopo. Intanto ve lo presento, lui è Rosario Ruvolo, un classe 2005 fuori quota. E intanto tiro fuori, se ci riesco, il microfono, eccolo qua, perché mi vorrei un attimo girare, perché adesso lo giro un attimo, anche faccio una giravolta per andarvi a presentare coloro i quali invece saranno i nostri difensori quest'anno. E inizio da un colosso della nostra difesa, un nuovo acquisto, si chiama Davide Monteleone, viene dalla Serie D, l'ultima sua esperienza nella Marignanese. E poi new entry ancora, Domenico D'Aleo, che viene dalla squadra siciliana del Sant'Agata. Mattia Di Leo, questo è un under, classe 2004, preso dalla Gioiese direttamente dalla Afragolese, sempre facente parte lo scorso anno del campionato di Serie D campano. E poi ancora Savino Orazzo, giunge dalla Gladiator, sempre dalla Serie D. E vi presento un altro giovane di ottime prospettive, che invece
Antonio Musolino, classe 2005, che arriva direttamente dal Bocale. Poi sul palco adesso chiamo Ranieri Ruffino, che è un giovane anche questo di grandi prospettive. Grande partita, complimenti, la scorsa settimana al debutto a San Luca, dove abbiamo anche pure vinto 2-0. Classe 2004 Ranieri Ruffino, proviene dalla Primavera del Catanzaro. E infine chiudiamo con un altro gioiese, puro sangue, anche lui qua dei dintorni, ed è Kevin Vigliani. Nato e cresciuto, non c'è Kevin. Assente per problemi suoi personali. Va bene, però l'abbiamo citato e insomma, e abbiamo chiuso con lui praticamente quella che è la cerchia, diciamo, dei nostri difensori. Adesso passiamo invece a un altro settore molto importante del campo, la linea mediana, il centrocampo. E i centrocampisti che andiamo a chiamare sono i seguenti: nuovi acquisti della Gioiese, tutti sono nell'ordine Samuel Ganassi. Proviene dal Ragusa, ha giocato l'anno scorso in Serie D con il Ragusa. E poi il primo degli stranieri che andiamo a presentare stasera, che è Theo Raymond, proviene dalla Marignanese, ma con presenze in squadre molto ma molto importanti durante il corso della sua carriera. Un altro personaggio importante è Davide Corso, che proviene dal Locri. Questo è un giocatore di una grande importanza, ha vestito anche in passato le casacche del Mantova, giusto, anche quella del Catanzaro, insomma una gran bella carriera quella di Davide, che approda anche lui qui a Gioia Tauro. E poi c'è questo ragazzo che abbiamo portato a Gioia, e molti hanno scommesso dicendo anche tante volte: questo non lo saprai mai chiamare. Invece io lo chiamo, questo cognome abbastanza lunghetto, particolare, rapido, se la ride, là. Ivan Baumwollspinner. Idolo argentino, arriva direttamente anche lui, lui dal campionato di eccellenza. Lo scorso anno è stato nel Napoli City, dove praticamente ha messo tanti gol e ha contribuito efficacemente a un gran bel campionato di questa squadra napoletana. Poi Vincenzo Basile è un under, un 2003, e giunge dalla Glacis United da Gibilterra. Lui lo scorso anno, pensate, ha giocato in Serie A nel campionato di Gibilterra, che è un campionato insomma nel quale lui ha rivestito anche un ruolo molto importante in seno alla sua squadra, facendo anche una buonissima figura. E poi abbiamo un siciliano puro sangue, che è un altro siciliano puro sangue, che è Rosario Inzerillo. Questo è un altro giovane di grandi prospettive, un 2006, proveniente dall'Licata. E poi un altro under, in questa volta è un calabrese che è molto seguito anche a livello nazionale, insomma, perché lui ha fatto anche parte, ecco, della rappresentativa calabrese, che poi ha rappresentato la Calabria, il miglior calcio giovanile della Calabria in tutta Italia, e fa parte anche di questa, saldamente di questa rappresentativa, ed è Mattia Sofrà, che è un classe 2005 che giunge dalla Gallico Catona. L'anno scorso ha giocato un gran bel campionato, uno dei migliori giovani in assoluto del campionato, lo scorso campionato di eccellenza calabrese. E a seguire un altro under, anche lui alla pari di Inzerillo, giunge dalla Licata, ed è Samuel Picarra. Vieni Samuel. E poi c'è Domenico Belluzzi, anche lui un under, fortemente voluto anche dal nostro nuovo mister, giunge direttamente dalla Stilo Monasterace, un classe 2004. E infine, ciliegina sulla torta, ci siamo assicurati le prestazioni di un giocatore che insomma, di tutto rispetto, è un grande, e si chiama Idriss Toskic, il mago, detto il mago. Detto il male, abbiamo presentato così. E lui giunge a Gioia Tauro e viene dalla Roma City, che è stata l'ultima sua squadra, però tu hai giocato in serie molto molto più alte, giocato anche in Serie A, in Bulgaria mi sembra, ecco, quindi un ottimo acquisto per la Gioiese. Questi sono praticamente difesa,
e centrocampo, però per segnare ci vogliono pure ovviamente gli attaccanti, e noi abbiamo agito anche bene su questo settore andando ad acquistare giocatori molto importanti, e io ve li presento adesso. Iniziamo con un under che apre appunto la nostra schiera di attaccanti che andiamo a presentarvi, Elio Dionigi Rizzo, classe 2, un applauso, classe 2004. Elio Dionigi Rizzo, 2004, proviene dalla Turris, quindi l'anno scorso è stato in Serie C con questa squadra, con la Turris, facendo parte anche della Juniores, ovviamente della Turris, ma con convocazioni anche in prima squadra. E poi questo invece è il calciatore che nella scorsa settimana ci ha fatto gioire per due volte sul campo del San Luca, dove abbiamo giocato la partita preliminare per l'ingresso appunto alla Coppa Italia, e lui ha messo dentro due gol, praticamente due tiri, due reti, due grandi bellissime realizzazioni. Giunge dallo Stilo Monasterace, è argentino, un argentino puro sangue, ed è Santiago Mateucci. Santiago, un altro giovane di ottime prospettive, è firmato proprio ieri con noi, è Vincenzo Romano, che viene dalla squadra siciliana del Sant'Agata. Beh, questo invece è un altro giovane che secondo me, del quale sentiremo parlare durante il corso di questo campionato, il prossimo campionato di Serie D, è un classe 2006 e ha appena approdato a Gioia Tauro, pensate che ha firmato proprio nel pomeriggio di oggi, ed è Alessandro Casile, lui giunge dalla Juniors della Salernitana. E poi c'è questo personaggio che arriva direttamente dall'Inghilterra, lui si chiama Jekka, noi tra virgolette, vero? Di là se la ridono, Sparrow, Jack Sparrow Heindola. Jack ha girato un attimo un po' dappertutto e poi praticamente l'anno scorso ha giocato nella Peninsula Power, una squadra della Serie B australiana, ma ha giocato anche in Inghilterra in squadre importanti, pensate, fino a toccare anche la Serie B inglese. Dunque siamo arrivati a lui e dobbiamo presentarvi come ultimo appunto, c'è qualche new entry dell'ultima ora, perché il nostro mercato, dovete sapere, si evolve continuamente, quindi abbiamo preso, questo è il direttore Gentile Ernesto. Ernesto Gentile, puoi venire sul palco cortesemente, e poi due ragazzi rock di Gioia Tauro. Sono due classe 2005 e sono Guerrisi Giovanni e Carmelo Foti. Carmelo Foti, io volevo chiudere appunto con Giovannino, che l'anno scorso è stato con noi, e nel nostro triplete che abbiamo fatto con Giovannino, Guerrisi e appunto Carmelo Foti, chiudiamo appunto questa presentazione, ecco, dei nostri, e questi sono i giocatori che praticamente, un applauso forte, ma forte, perché questa è la squadra della Gioiese che ci regalerà tante, ma tante bellissime emozioni per il prossimo biennio calcistico. Sono questi praticamente tutti i nostri gladiatori, è stato fatto un gran bel lavoro appunto da parte del presidente Cesare Raso, ma soprattutto anche del nostro direttore, sportivo, appunto Laganà, Nino Laganà, ha fatto un grandissimo lavoro. Quando è arrivata Gioia praticamente eravamo un po' così, messi un po' così, adesso possiamo dire che abbiamo un grandissimo organico e vi faremo felici e contenti regalandovi grandissime cose, però voi ci dovete anche aiutare con il vostro abbonamento, quindi abbonatevi alla Gioiese, potete venire anche presso il Cesare Giordano, noi saremo lì per gran parte della giornata, basta venire al Cesare Giordano a sottoscrivere il vostro abbonamento ed è così che la Gioiese potrà avere anche in futuro prospettive anche migliori rispetto a quelle che abbiamo adesso. Ok? Quindi un saluto a questi ragazzi che adesso ci lasciano. Ah, un attimo, rimanete, io pensavo che dovevano andare e poi passavamo allo staff tecnico. Ma
ora che ce li abbiamo sul palco li teniamo poco a noi ancora per un po', perché praticamente vi voglio presentare quello che è lo staff tecnico della Gioiese. E per iniziare a parlare dello staff tecnico della Gioiese, il personaggio più rappresentativo, è un grande arrivo qui a Gioia Tauro, io voglio presentarvi il responsabile tecnico, allenatore, mister Alessandro Cariti. Mister, prego, mister. Prego. Allora, mister, quattro parole con lei le voglio scambiare. Allora, buona serata intanto, benvenuto a Gioia Tauro. Mister Cariti è arrivato a Gioia Tauro, ha firmato con noi e giustamente adesso prende in mano una squadra che lui stesso ha messo su, giusto? Ci sono stati tantissimi stage durante il corso dell'estate. Lui ha lavorato molto prima sul settore giovanile, dopodiché ha concretizzato anche gli altri acquisti per riempire anche i tasselli che mancavano con personaggi importanti di questa categoria. Allora intanto mister, benvenuto a Gioia Tauro, che cosa diciamo dunque ai nostri tifosi? Intanto buonasera a tutti, cosa possiamo dire ai tifosi? Intanto sono veramente contento di essere qui a Gioia Tauro e rappresentare la città in giro per questo girone I, che andremo un po' in giro per Sicilia e Campania. Sì. Niente, questi ragazzi hanno lavorato bene, hanno lavorato tanto. Ora domani ancora avremo una partita importante, che anche se è Coppa Italia, però è una partita molto importante per vedere come si è lavorato in questo mese che siamo stati qua a Gioia Tauro al Giordano. Quello che posso dire è che sicuramente non vi deluderanno, almeno sul sudore della maglia e sul quello che dovremmo fare. Questo di sicuro lo faremo anche alla grande. I risultati poi li vedremo sul campo, ma almeno di sicuro suderanno la maglia come se fosse loro, quindi su questo ne sono sicuro. Mister, abbiamo messo su, grazie, quindi col vostro aiuto, da grande intenditore ecco, di calcio, prima un grande giocatore, perché mister Cariti è stato ancora prima un grandissimo giocatore, adesso un grande allenatore, un grande tecnico, col vostro aiuto abbiamo creato davvero una bella situazione con ottimi giocatori che sono arrivati, voi avete fatto le vostre scelte, adesso sta a loro ovviamente dimostrare il loro valore in campo. No, sta a noi dello staff mettere nelle condizioni di rendere al meglio la loro potenzialità. Ognuno ha una caratteristica diversa, quindi siamo noi che dobbiamo accompagnarli e farli esprimere più del giusto. Grazie mister. Grazie. A voi. Buona mister serata. Alessandro Cariti, il nuovo allenatore della Gioiese. Grazie mister, grazie. Quattro parole con lui le devo scambiare. Un attimo che vado. Grazie. Allora intanto stasera i portatori hanno fatto ovviamente la loro serata, consueta serata d'apertura, come ogni anno fanno, che è la cosiddetta rusta in maggio. Quindi se volete mangiare qualcosa, ecco, vi potete accomodare. Sì, qua c'è Davide Gulli, biglietti, comprate anche il vostro biglietto, perché stasera c'è anche la riffa, c'è una riffa, quindi andando dai portatori potrete comprare anche il vostro biglietto e contribuire appunto alla festa della Madonna. Un momento particolare di questa serata lo dedichiamo un attimo a un personaggio molto molto importante. Abbiamo qui con noi colui il quale dello scorso anno, quando abbiamo presentato anche la Gioiese, quando ho presentato la Gioiese, l'ho presentato anche ad inizio serata, ed è il presidente onorario della Gioiese. Lui è stato un po' il papà di tutti dal punto di vista calcistico qui a Gioia,
mio e di tanti altri ragazzi che hanno fatto sport nella loro vita, hanno fatto ecco, ovviamente anche calcio, e siamo passati tutti da lui, il quale ci ha praticamente insegnato soprattutto non a giocare a calcio, ma prima ancora ci ha insegnato una cosa molto importante che ci portiamo per tutto l'intero arco della nostra vita, che è l'educazione, essere educati con gli altri, la disciplina che lui ha messo sempre al primo posto. Con noi stasera c'è il grande maestro di vita e di calcio, Don Mimmo Mercuri, accompagnato dal nostro giaguaro. Buonasera Don Mimmo, grazie per essere presente. No, sono emozionato, grazie a tutti, non me l'aspettavo sinceramente, è stata una sorpresa meravigliosa. Grazie Don Mimmo, ringraziamo anche il nostro mitico portiere della Gioiese, Raffaele Giacobbe, indimenticabile portiere della squadra viola. Dunque, dobbiamo continuare dunque a presentare il nostro staff tecnico. Avevamo iniziato con mister Cariti, continuiamo con l'allenatore in seconda, che quest'anno sarà mister Pasquale Fuduli. Un applauso a mister Pasquale Fuduli che si sta aggiungendo a noi. Ciao mister, buonasera sul palco. Poi l'allenatore dei portieri, mister Pietro Martelli. Il preparatore della Gioiese, quest'anno il preparatore atletico, sarà il professor José Lazzaro. Buonasera professore. Il massaggiatore, il professor Marco Rosaci, non so se è con noi, non c'è, per assente per motivi suoi personali, e il magazziniere della Gioiese, epico il magazziniere della Gioiese, il number one viola, lui si prodiga in tutto e per tutto, ed è il caro ed amato Giuseppe Binetti. Non è venuto, mi aveva detto tanto non vengo, stai tranquillo. Allora, sta preparando la trasferta di domani, va bene. Allora, abbiamo presentato dunque la nostra squadra e abbiamo presentato anche ovviamente in un secondo tempo lo staff tecnico. E adesso è il momento di presentare anche, giusto Gino, le nostre principali istituzioni politiche della nostra città. E sono con noi il nostro sindaco Alessio, Aldo Alessio, e la vice sindaco Carmen Moliterno. Prego di raggiungerci sul palco la vice sindaco e il sindaco Aldo Alessio. E inoltre c'è stasera insieme a noi il garante della salute per la regione Calabria, nella persona della dottoressa Anna Maria Stanganelli. E ci sono anche gli angeli di Pollicino, che vorrei sul palco. L'assessore, c'è l'assessore Ventini, questo non ce l'avevo. Assessore Ventini, prego, sul palco insieme a noi. Chiedo scusa, non ce l'avevo nel programma. E poi c'è appunto questa associazione, l'associazione Angeli di Pollicino, non so se sono qui stasera con noi e ci possono salire, che praticamente quest'anno sarà insieme a noi come partner questa sera. Ciao Mariangela, buonasera, ciao, benvenuti. Con loro parleremo poi più tardi, loro sono partner insieme alla nostra Gioiese quest'anno, ma di queste cose poi ne parleremo. Allora, abbiamo il nostro primo cittadino, intanto prego. Vuole dire qualcosa, ovviamente, vuole dare il benvenuto alla nostra squadra, alla Gioiese, in prospettiva del fatto che noi l'anno prossimo andremo a giocare questo campionato molto impegnativo, che è appunto il campionato di Serie D, che è un campionato molto importante, e la città di Gioia Tauro andrà ad essere ospite anche di altre città del centro-sud Italia. Insomma, adesso il calcio si fa non soltanto a livello regionale, ma a livello ovviamente interregionale. Bene, grazie, buonasera a tutti. Naturalmente la prima cosa che mi tocca fare è quello di dare il benvenuto a tutti i giocatori, alla squadra della Gioiese, un ringraziamento allo staff tecnico e amministrativo, al presidente, al vicepresidente della Gioiese, ai tifosi, a tutti i sostenitori, tutti coloro che comunque si sono profusi l'anno precedente, ma anche si
quest'anno per fare in modo che questo campionato possa portare i migliori risultati possibili alla nostra città. Quindi per noi è un fatto sportivo molto importante. Naturalmente la mia presenza qui sta anche a significare che noi abbiamo raggiunto un accordo con la Gioiese e con la San Michel per la gestione del campo sportivo polivalente, e naturalmente lo rispetteremo anche per la parte economica che ci riguarda come amministrazione comunale. Vorrei anche ringraziare il Comitato Feste che ci ha permesso queste serate, ma in questo momento particolare questa serata sullo sport. E quindi un ringraziamento anche al presidente Luciano Tedeschi e a tutti i suoi collaboratori che sono assieme a lui. Quindi, e naturalmente l'augurio da parte dell'amministrazione è quello che questa squadra, che è la prima squadra, possa raggiungere i migliori risultati possibili nel nuovo campionato, e da parte nostra non mancherà la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla prima squadra di Gioia Tauro. Grazie. Abbiamo anche, c'è dunque la ASD Gioiese 1918 che per mani del vicepresidente Giuseppe Sacca e con il direttore generale Gino Ventra consegnano appunto una targa al nostro primo cittadino, una targa da parte della nostra squadra. Prego, 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 signor sindaco. Abbiamo anche Carmen Moliterno. Grazie mille, buonasera a tutti. Io mi associo totalmente a quello che ha detto il sindaco. Buonasera a tutti voi. Per me vuole essere un augurio, ragazzi, a tutti voi, al vostro allenatore, ai vostri dirigenti, a tutti quanti, perché portiate il nome di Gioia Tauro, come avete fatto in questi anni, sempre più in alto per cose meravigliose come avete fatto appunto in questi mesi, quello che ci avete regalato, e sono sicura che ci regalerete ancora tanto, e noi nel bene e nel male vi saremo sempre vicini, tutto Gioia Tauro naturalmente. Grazie ancora. Sabina invece è stata sempre presente con noi l'anno scorso, un po' dappertutto l'abbiamo vista, super tifosa della Gioiese. Grazie, io mi associo al mio sindaco e anche al nostro vice sindaco. Voglio farvi un auguro e un in bocca al lupo a tutti quanti, e facciamoci valere anche quest'anno perché so che siamo già abbastanza completi e fortissimi. Grazie, grazie, grazie mille. E allora a chiudere c'è anche, ovviamente l'avevamo detto prima, la nostra Anna Maria Lapsus Stanganelli. Le passo un attimo il microfono perché vuol dire qualcosa. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto grazie al direttore generale Gino Ventra per questo invito, un saluto affettuoso alla dirigenza, alla squadra in tutte le sue componenti e tutti i presenti. Grazie perché, diceva bene Aldo, questa iniziativa oggi cade in concomitanza con l'avvio dei festeggiamenti civili in onore della nostra Maria Santissima di Porto Salvo. Quindi in questo senso grazie al presidente Luciano Tedeschi, ma grazie, consentitemi, a Don Gianni Gentile, che ho visto prima qui di sfuggita, per essere riuscito nel corso degli anni ad aggregare centinaia di giovani e il mondo dell'associazionismo attorno alla Chiesa e attorno a questa celebrazione liturgica che ogni anno vede accorrere nella nostra città migliaia di fedeli, non soltanto da ogni parte della Calabria ma anche da fuori regione. E la Chiesa, lo sport, il porto, la scuola sono proprio i fulcri portanti attorno a cui ruota la società di Gioia Tauro, e quindi noi abbiamo il compito di preservarli. E in questo senso l'impegno della dirigenza, di Gino Ventra e di tutto lo staff che con sacrificio sta portando avanti un progetto ambizioso, un progetto importante, quindi ci auguriamo che presto questi giovani possano calcare casa nostra, che è lo stadio Pasquale Stanganelli. E consentitemi, sempre quando nomino lo zio, perché era zio Pasquale Stanganelli, un velo di emozione mi pervade, perché ringrazio, approfitto pubblicamente il sindaco per avere dato seguito a quella delibera che disponeva l'intitolazione di questo stadio. Quindi grazie sindaco, e ci auguriamo davvero che presto si possa, ecco, calcare quel campo, e quindi un augurio ancora affettuoso a questi giovani di Gioia Tauro, e che ci rendono sempre più orgogliosi di essere gioiesi. Grazie. Grazie, grazie
Grazie Anna Maria, che vi ricordo lei è il garante della salute per la regione Calabria, la dottoressa Anna Maria Stanganelli, che adesso viene omaggiata dalla nostra società, dalla ST Gioiese 1918, con il nostro direttore Gino Ventra, che le consegna una targa ricordo. È un'altra associazione, ecco, venite. Vi prego di raggiungermi, un'altra associazione che praticamente gareggerà insieme alla Gioiese per il prossimo campionato. Sarà insieme alla Gioiese, lei è praticamente una delle... Io sono Mariangela Giovinazzi e sono la pubbliche relazioni degli Angeli di Pollicino. Insieme a me sul palco il presidente Antonino Loverso, il vicepresidente Nunzio Costantino e il nostro consigliere Enzo Filippone. Quest'anno la Gioiese ha voluto alzare l'asticella e l'ha alzata non di poco, decidendo oltre all'attività calcistica, oltre all'attività in cui già era impegnata nel sociale, di associarsi ad un'altra comunità educante. Abbiamo avuto tanti colloqui insieme a loro prima di arrivare ad un accordo, che è un accordo che ci vedrà impegnati insieme a loro nell'anno calcistico 2023-2024. Un accordo che ci vede convenire entrambi su una cosa importante: le società educanti devono intervenire sull'educazione dei giovani. È un momento di emergenza giovanile, lo vediamo, è inutile prenderci in giro, non a livello territoriale ma a livello nazionale. E se non adesso, quando le comunità educanti che vogliono chiamarsi tali devono intervenire sui giovani? Lo sport è sinonimo di rispetto, è sinonimo di saper giocare, è sinonimo di non solo rispetto quale giocatore, ma rispetto verso l'essere umano. È sinonimo di varie sfaccettature, di fare squadra. Loro quest'anno hanno deciso di fare squadra con noi e noi siamo felicissimi di fare squadra insieme alla Gioiese. Ci teniamo a precisare una cosa: gli Angeli di Pollicino sono conosciuti come un'associazione che lavora per la disabilità. Tutte le linee di intervento che ci vedranno insieme alla Gioiese non saranno legate strettamente alla disabilità, ma saranno per tutta la comunità giovanile. Perché dobbiamo ricordarci che, e lo diciamo noi principalmente che ci occupiamo di questo settore, che non esiste solo la disabilità, esistono varie sfaccettature ed il rispetto deve esserci sempre, a prescindere, in tutte le sfaccettature dell'essere umano. Quindi andremo a fare delle attività che lavoreranno sul rispetto, sulla promozione del territorio, sulla promozione di una cultura open per tutti, e speriamo che l'accordo stipulato quest'anno possa poi protrarsi negli anni con degli obiettivi sempre più grandi. Grazie alla dirigenza della Gioiese. Grazie Mariangela, grazie anche agli altri esponenti appunto dell'associazione e del direttivo, ecco, l'associazione Angeli di Pollicino, che saranno dunque insieme a noi per il nostro prossimo biennio calcistico. Facciamo una foto intanto, una foto di gruppo. Ecco, venite ragazzi, dai. Cerchiamo di fare una foto un po' tutti insieme, perché poi i ragazzi ci devono lasciare, perché devono rientrare domani, siamo in partenza verso Vibo Valentia. Voi potete pensare, ma Vibo è vicina, quindi che ci mettete ad arrivare? Non è questo il discorso, è che devono essere pronti, devono andare a riposare, perché domani devono fare una partita molto ma molto importante, perché è uno scontro diretto per la qualificazione di Coppa. E noi ci teniamo davvero molto a questa partita, e soprattutto perché siamo partiti veramente bene, riuscendo a vincere sul campo di una squadra, il San Luca, che da qualche anno a questa parte è una delle componenti del campionato di Serie D di questo girone. Noi ovviamente da matricola siamo riusciti a vincere in quel campo e vogliamo far bene, ci teniamo tanto anche per la partita di domani. Un applauso, ma un forte applauso, dai, forza! Questa è la Gioiese, forza Gioiese! Grazie ragazzi! E allora, si parlava
No, no, si parlava, ecco, con Mariangela di giovani, giovani. Questi giovani che sono loro che devono dare un'impronta molto importante a quel calcio, soprattutto quello del futuro. E noi per i giovani quest'anno, noi della Gioiese abbiamo lavorato tanto, tanto, tanto per mettere su un gran bel settore giovanile, con personaggi che sono ritornati anche alla Gioiese, parlo di staff ovviamente dirigenziale di questa categoria, della categoria dei giovani. E io vorrei presentarvi appunto in questo frangente di serata tutti coloro i quali saranno quelli che comporranno lo staff del gruppo Juniores. Il responsabile del settore giovanile della Gioiese, Domenico Bagalà, sarà lui a dirigere ovviamente questo settore molto importante. Vieni, vieni Domenico, vieni un attimo. Domenico ritorna dunque quest'anno qui a Gioia Tauro, ma lo ricordiamo anche in anni passati, lui è un gioiese che ha proprio la Gioiese nel cuore, gli batte dentro la Gioiese, vero? Nel cuore. E lui torna dunque qua e scambieremo qualche parola con te dopo aver presentato l'intero staff. E dunque, che vado comunque poi a presentare insieme anche all'allenatore della squadra Juniores Under 19 nazionale della Gioiese, che praticamente è un gran personaggio che tutti conoscono. Gioia, eccolo qua. Un applauso, lo riconoscerete, il bomber della Gioiese degli anni 80 e anche anni 90, mister Giuseppe Infusino, sarà lui a guidare la nostra squadra Under 19 nel campionato che quest'anno sarà di grande livello, perché è un campionato appunto di livello nazionale. Poi c'è anche l'allenatore in seconda dei giovani, che è mister Francesco Pachì. Prego mister Francesco, un applauso. Il preparatore atletico dei nostri ragazzi che sarà è il professor Marco Leuzzi. Buonasera Marco. E poi il preparatore dei portieri, mister Antonio Crupi, che non so se è con noi ma mi sembra che stasera non ci sia. Il dirigente accompagnatore della squadra Juniores nazionale che sarà quest'anno, ciao, Antonino Rugolo. E infine il team manager che non è con noi e mi ha telefonato proprio prima dell'inizio della serata, di Didi Minniti. Questi sono praticamente tutti coloro i quali lavoreranno per i nostri giovani, per questo gruppo Under che noi abbiamo creato e che sono veramente la grande prospettiva per un futuro calcistico roseo, soprattutto nella nostra città ma anche altrove. Allora Domenico, ciao, buonasera Domenico. Quattro parole per quanto riguarda questo settore giovanile che, grazie anche alla tua intercessione, al tuo intervento, siamo riusciti veramente a rimodernare, a riuscire a rendere migliore. Ecco. Buonasera a tutti. Sì, è una scommessa che ci siamo dati quest'anno con la Gioiese, di creare un settore giovanile importante. Noi partiremo dalla Juniores nazionale fino ai piccolini, quindi avremo tutte le categorie. È una cosa bellissima che cercheremo sicuramente di portare avanti con grande sacrificio e voglia di far bene. La novità è che praticamente quest'anno nella Gioiese ci sarà la collaborazione della Scuola Calcio Segato, che è affiliata alla Juventus. Ed è negli ultimi 5 anni quasi 60 ragazzi sono riusciti ad approdare in squadre professionistiche. Però vi invito il giorno 4 che iniziamo per vedere un attimino la preparazione dei nostri istruttori, che veramente sono qualcosa di un grande livello. Poi abbiamo la Juniores, che è un campionato importantissimo a livello nazionale. Ci sono ragazzi del posto e anche di fuori, perché è un campionato molto competitivo ed è importante. Avremo gli allievi, i giovanissimi, gli esordienti e tutti. Io penso che sia il futuro, ma non soltanto con la parola semplice dire futuro. È il futuro, non ce lo dobbiamo crescere noi. Quindi dobbiamo fare un settore giovanile veramente all'avanguardia,
dove i ragazzi non devono pensare soltanto a diventare il Maradona di turno, il Pelé e il Ronaldo, ma devono essere il Maradona e il Ronaldo di turno nella vita quotidiana. Come il mio maestro, che era prima qui, che era Don Mimmo Mercuri, che è Don Mimmo Mercuri e che ci ha insegnato tante cose. E io cerco di portare avanti nel mio piccolo questo suo cammino. Avremo anche l'osteopata nella nostra società, il psicologo dello sport e anche il nutrizionista che seguirà i bambini con una cadenza mensile. Tutto qua, cerchiamo piano piano di dare una mano alle famiglie per poter dare un cammino insieme a loro migliore. Ecco, come iscriversi alla nostra scuola calcio, ovviamente? Beh, l'iscrizione si può fare tranquillamente lì al Cesare Giordano, ci sono gli orari poi sul nostro sito. Anche un'altra cosa importantissima che faremo è un torneo che stiamo organizzando con delle squadre professionistiche, si pensa di organizzarlo per il periodo di Natale, che sarà una cosa veramente importante che a Gioia Tauro non c'è mai stata, e speriamo di essere i primi noi per un cammino. Grazie. Allora, questo era praticamente tutto lo staff, quello che seguirà i nostri giovani, che vi ricordo quest'anno, arrivando in Serie D, avremo anche gli under che andranno a confrontarsi domenico, vero? Con gli istruttori della scuola calcio. Gli istruttori della scuola calcio sono quelli che sono quelli più importanti, giusto domenico? Sì, allora c'è un ragazzo di Gioia Tauro che è Gianluca Mollo, che è laureato in ISEF, scienze motorie, Mattia Romeo, Diego Fioriti, poi abbiamo qui il mister Pachi e il mister Comi, che è un ragazzo che l'anno scorso era un mister dei giovanissimi della Segato. Siamo riusciti a rubarlo alla Segato e portarlo qua a Gioia Tauro. La domenica mattina, un appuntamento importante, ci sarà la Segato di Reggio che giocherà a Gioia Tauro. Di solito questi campionati sono importanti, che sono gli allievi elite, che vengono seguiti da molti addetti ai lavori, le famiglie, quindi ci saranno al Cesare Giordano ogni due settimane, una settimana sì, una settimana no, il campionato elite, che è importantissimo, e ci sarà tanto pubblico e bel calcio pure. E quindi in prospettiva futura, insomma, vedremo tante belle cose. Complimenti Domenico, complimenti veramente, un applauso a Domenico che si prodiga tanto per i giovani. Questa è una cosa molto importante, perché portare avanti i giovani è una cosa molto molto bella, perché sono proprio quelli che ci proietteranno nel futuro, in quello che sarà il calcio del futuro. E i giovani sono molto importanti anche in questo campionato di Serie D che dovremo andare a svolgere, perché devono essere, quest'anno si gioca il campionato, pensate, di Serie D con 4 under in campo che devono ovviamente giocare per gli interi 90 minuti. È per questo che la Gioiese ha preferito fare un gran bel discorso dedicato anche al gruppo dei giovani, che poi faranno anche a loro volta parte durante il torneo di Serie D della prima squadra, a seconda delle scelte del nostro ovviamente allenatore. E dunque l'ultima parte della serata dedicata allo sport, perché poi faremo anche un po' di musica, quindi non vi allontanate, perché faremo un po' di musica. Abbiamo invitato anche qualcuno, qualche personaggio, qualche cantante che vi intratterrà con la musica. E vi ricordo intanto, ecco, la Riffa, i biglietti della Riffa che potete acquistare presso i portatori, che stasera, ecco, hanno debuttato con questa serie, ecco, di serate dedicate appunto alla festa di Maria Santissima di Porto Salvo. C'è a Rusta e Mangia, laddove potrete comprare, ribadisco, ripeto per l'ennesima volta, a poco costo, il vostro biglietto della Riffa. Davide, vieni, che cosa c'è in palio con questa Riffa? Dei pupazzi sono. Dei pupazzi. Non so che pupazzi sono, però sono grandissimi. Ma comunque è praticamente è aiutare un attimo anche ovviamente il comitato a far fronte alle spese che ci sono per tutte queste serate che si stanno pure organizzando. Quindi non correte via, perché tra poco si farà anche un po' di musica. Ma prima ancora, ecco, io ho 3 personaggi da presentarvi, che hanno fatto un po' la storia sia più recente e sia meno recente della Gioiese. Uno dei quali
è salito poco fa sul palco per accompagnare il maestro Don Mimmo Mercuri. Eccolo di nuovo con noi, il giaguaro Raffaele Giacobbe, accompagnato dal mitico bomber anni 80 e 90 della Gioiese, Giuseppe Maiolo, e della spina del fianco delle squadre avversarie, così io lo definivo, ti ricordi Massimo quando facevo quelle mitiche radiocronache? Lui praticamente, ne parlavo con lui qualche giorno fa, proprio il Cesare Giordano, era colui il quale creava l'uomo in più in campo, perché saltava sempre sistematicamente il suo avversario diretto e quindi al 90% andavamo sempre in gol. Ecco, ora c'è anche il nostro direttore, ovviamente, cioè colui che dirige l'area delle comunicazioni della Gioiese. Ecco, viene Antonio Romano, che vuole spendere qualche parola anche lui stasera. Allora, buonasera a tutti. Sì, noi abbiamo voluto iniziare da questa sera a rendere omaggio, chiedo scusa, a quelle che sono le vecchie glorie della Gioiese, a rendere merito a quello che hanno fatto per la nostra squadra. Iniziamo oggi con questi tre grandi campioni. A dire il vero, avevamo già iniziato con Don Mimmo Mercuri, però mano a mano che svolgeremo le nostre manifestazioni daremo risalto anche a coloro i quali si sono spesi per questa squadra, coloro i quali hanno difeso i colori della nostra città con grande onore, portando in alto il nome di Gioia Tauro Sportiva. Per loro abbiamo pensato a un pensiero speciale che verrà consegnato alla prossima partita di campionato, la prima partita interna, sarà una maglia speciale proprio dedicata a voi con il vostro nome, il numero impresso, il numero che avete utilizzato da calciatori. Lo faremo, iniziamo con loro e poi lo faremo con altri giocatori, perché abbiamo bisogno di guardare al passato per apprezzare anche quello che è il presente. Il presente dice che abbiamo una squadra importante che ha ritrovato spazio nel calcio che conta, e se esiste la Gioiese esiste anche grazie a questi signori che nel passato si sono prodigati tanto, quindi va fatto un grande applauso caloroso a Massimo Cambrea, a Raffaele Giacobbe e a Peppe Maiolo. Intanto Peppe Rotondo si è allontanato, se... a posto Peppe, se vuoi fare qualcosa. Io... Grazie, grazie Antonio. Allora qua abbiamo appunto tre personaggi, io chiamo, ecco qua, il giaguaro, è stato sempre definito così, il giaguaro, colui il quale per anni e anni e anni ha difeso alla grande. È inutile che fai così, perché la verità... Ho fatto il mio dovere. No, l'hai fatto bene, no, il tuo dovere. Passando la maglia del proprio paese, figurati se ci tenevo tanto a fare il proprio dovere. E lui da Gioiese puro sangue praticamente è il più grande portiere della Gioiese di tutti i tempi. Consentimi di dire questa cosa. Vabbè, ti ringrazio per quello che, le belle parole che dici. Certo, abbiamo scritto pagine importanti nel calcio gioiese, no? E ora sono contento, dopo mezzo secolo, di essere qui sopra, vuol dire che qualcuno si è ricordato dei bei gesti calcistici, sportivi che abbiamo fatto io e tanti miei compagni. Vabbè, ora vi ringrazio a tutti e grazie alla Gioiese. Raffaele, aspetta, tu sei stato protagonista di anni che erano diversi rispetto a questi attuali, non è che il calcio poi alla fine è cambiato, certo, però all'epoca insomma, altri tempi. La domenica gli sportivi gioiesi aspettavano con ansia per venire a vedere la partita, e c'erano 2-3 mila persone al campo. Oggi purtroppo un pochettino lascia desiderare, perché poca gente va al campo. Dobbiamo ritornare tutti uniti, perché abbiamo una bella squadra qua a Gioia, un campionato importante a livello nazionale, che è difficile che si trova qua in Calabria che si fanno questi campionati, poche squadre fanno questi campionati. La Gioiese dobbiamo ricordare che è stata in C, in C2 e diversi campionati in Serie D, perciò tutti al campo a sostenere la nostra Gioiese, sempre forza Gioiese. Grazie, grazie, sempre forza Gioiese. Allora venite, che qua c'ho a due, vieni, vieni.
Allora, qua ho due protagonisti tanti anni fa di una gran bella promozione che abbiamo fatto, un grande salto dall'eccellenza calabrese. Siamo arrivati direttamente alla Serie D con una squadra quasi totalmente di Gioia Tauro, come è successo del resto anche lo scorso anno. Ne parlavamo anche con te, ti ricordi, dietro le quinte, quando facevo le telecronache io nell'ultimo campionato, abbinando un po' quella che era quella squadra dell'epoca dove c'eravate voi con questi giocatori che ci sono adesso. Allora Massimo, quattro parole spese nel ricordo un attimo di quel periodo che tu hai vissuto insieme anche a Giuseppe in quella squadra che ci ha regalato davvero tantissime soddisfazioni. È un gran salto di categoria, perché all'epoca abbiamo combattuto con un'altra squadra della Piana che era quella della Palmese all'ultimo respiro, insomma, però ce l'abbiamo fatta ed è stata forse quella una delle più belle tue annate, la squadra, sia come rendimento in campo, anche quella di Giuseppe, rendimento in campo, e sì ovviamente per la realizzazione di quel gran bel sogno. Sì, innanzitutto ti ringrazio per l'invito che sicuramente mi ha fatto molto piacere, perché rappresentare sempre il proprio paese è motivo di orgoglio, e sicuramente il mio ringraziamento e quello di Giuseppe viene prima alla nuova dirigenza della Gioiese, che sta facendo, come ha detto Antonio Romano, ricordare quelle che sono state i vecchi tempi, le belle imprese che si sono fatte, dove allora il calcio era un po' diverso da ora. Come dicevi tu, dopo eravamo una squadra quasi tutti di Gioia Tauro, amici che ci siamo cresciuti nel settore giovanile delle varie strutture calcistiche di allora, Ivial, Don Mimmo e Gioiese stessa. Quindi dopo ci siamo ritrovati tutti a giocare i campionati importanti di promozione, perché noi siamo partiti dalla promozione, abbiamo vinto il campionato di promozione, di eccellenza siamo arrivati in interregionale con quell'annata bellissima dove eravamo tutti di Gioia Tauro, due elementi solo erano di fuori Gioia. Quell'annata ci ha dato delle grandissime soddisfazioni che ci portiamo dietro con orgoglio e con senso di appartenenza, perché dopo la città sicuramente e quella la senti dentro sempre in tutti questi campionati. Pure l'anno scorso, ti ricordi, si segue con passione la Gioiese, è un amore viscerale che va al di là di tutto. Quindi ha detto prima Raffaele una cosa giustissima, che si deve ritornare al campo, essere numerosi, aiutare questa dirigenza a crescere, a portare avanti questo progetto che quest'anno sta diventando pure un progetto di giovani con Domenico Balalà. Quindi guardiamo avanti in un futuro roseo, cercando di aiutare come possiamo, con quello che possiamo, pure con un biglietto al campo. Ecco, questo noi tendevamo a dire questo, ecco, a questa gente che è presente con noi stasera, che è molto importante sottoscrivere, appunto Massimo, un abbonamento con la Gioiese, perché facendo un abbonamento con la Gioiese si va ad aiutare praticamente la causa viola, che è poi improntata appunto a far bene, ecco, durante il campionato, a riuscire, ecco, ad affrontare le spese, perché quest'anno non si andrà a giocare qua vicino, ma in un campionato interregionale. Sì, indubbiamente un campionato interregionale dove vai a giocare trasferte lontano, fuori regione, quindi si deve dormire là, quindi ci saranno spese da sostenere, quindi aiutiamo questa dirigenza a poter regalarci un sogno, che è quello di portare il nome di Gioia Tauro fuori dalla regione. Grazie Massimo. Allora, io intanto vi dico che la riffa si è conclusa, è stato anche estratto il numero vincente,
non so se avete acquistato un biglietto della Riffa, ma c'è anche il numero e il nome. Lo facciamo dire a Davide. Numero 5 ha vinto il biglietto, numero 5 Salvo Tosto, che si aggiudica appunto. Vieni un attimo Giuseppe, vieni. Allora, in quella squadra nel passato c'era il rifinitore, però c'era per una squadra che deve vincere ci vuole sempre il cannoniere. Questo era uno di quelli che appena pizzicava la palla, il pallone era al 99%, toccava la rete. Allora, sempre però. No, ma il più delle volte sei stato anche capocannoniere, ovviamente. Penso che ti sei tolto le tue belle soddisfazioni di una bella carriera che hai fatto, perché hai giocato tanti anni, però gli anni più belli sono stati quelli di Gioia Tauro. Sì, sicuramente sono stati quelli di Gioia Tauro. Come avete detto prima voi, eravamo tutti di Gioia Tauro, voglio ricordare anche il mister che era di Gioia Tauro, quindi eravamo una squadra che quando giocavamo in casa difficilmente perdevamo le partite. E niente, penso che abbia detto già tutto Massimo, non c'è niente più da aggiungere, credo. Un gran bel campionato in cui hai... Quanti gol hai fatto, ti ricordi? Non mi ricordo, 14-15, una cosa così. Che eri là proprio, te la sei giocata con i fino all'ultimo. Poi ricordiamo anche gli altri che facevano parte di quella squadra, Gigi Surace, ecco, Gigi Parrelli, Peppe Pedullà, Mario Spanò, tutti. Era una grande squadra, un gran bel gruppo. Noi abbiamo anche in squadra, è tornato con noi anche dell'epoca, vieni, quello che mi diceva non mi chiamare perché tanto io non parlo. Questo era un altro bomber della Gioiese dell'epoca. Il bomber eri pure tu, perché i gol li facevi pure tu. Quindi, no, io ero un portatore d'acqua. No, tu per anni sei stato il centravanti anche di quella Gioiese che tanti e tanti qui con noi ricordano. È una Gioiese, vieni, che ci ha regalato belle soddisfazioni, che ci ha regalato grandi campionati, a campionati di promozione, campionati d'eccellenza, nei quali tu hai fatto tanti. Quanti gol hai fatto, Giuseppe? In tutta la carriera? Sì. No, con la Gioiese in particolare, anche nella carriera. 40-50 gol. Con la Gioiese. Sì. E quindi è un gran bel numero. Ora sei ritornato con noi, con mio grande piacere, tra le altre cose, perché noi abbiamo una grande amicizia. E a me fa piacere che lui segua, ecco, i nostri giovani, perché lui è l'allenatore, appunto, vi ripeto ancora una volta, della nostra squadra juniores nazionale Under 19. Allora, come è iniziato questo lavoro, Giuseppe? No, niente, abbiamo allestito una squadra tutta di giovani di fuori, diciamo, perché siamo partiti da zero praticamente, no? Avevamo pochi ragazzi, però abbiamo allestito un buon gruppo che ci dà delle soddisfazioni. C'è della soddisfazione. Tu vedo che stai seguendo i ragazzi giorno per giorno con una grandissima passione che sempre hai avuto sia per questo sport ma soprattutto per questi colori, per i colori della Gioiese, e ti vedo sempre in campo molto vivo, molto, molto presente, che curi ogni dettaglio e che cerchi di migliorare questi giovani e di creare quel gruppo che secondo me ti darà grande soddisfazione. Ma speriamo, io ce la metterò tutta e speriamo che loro facciano lo stesso. Grazie Giuseppe, grazie. E allora con Giuseppe dunque abbiamo parlato, anche finito di parlare del settore giovanile della Gioiese, e dunque io volevo dirvi che questa serata è andata in diretta televisiva, stasera siamo stati sul satellite digitale, sul canale digitale terrestre 185, che coincide appunto a Piana TV, questa realtà televisiva appunto che si trova nella Piana di Gioia Tauro. Domani questa presentazione della Gioiese la potrete rivedere in replica alle ore 13, vi ribadisco di nuovo, su Piana TV. Li ringrazio ancora per essere stati presenti stasera alla nostra serata, e dunque rivedrete tutto ciò che abbiamo vissuto insieme. Beh, vi saluto e concludo questa presentazione della Gioiese ricordandovi per l'ennesima ed ultima volta di venire presso il nostro campo, il Cesare Giordano, che si trova qui presso la stazione di Gioia Tauro, il rione stazione di Gioia Tauro,
e sottoscrivete questo abbonamento, aiutateci a rendere la squadra, la nostra squadra, sempre, sempre migliore. Ed è grazie a voi, grazie all'aiuto della città, una squadra può migliorare, può andare avanti e può raggiungere obiettivi ancora migliori, che quelli che noi dello staff e della Gioiese ci prefiggiamo di raggiungere, accompagnati anche dal vostro contributo. Siamo arrivati alla fine, vi saluto e vi ringrazio.